Avere un contatto diretto con il territorio per condividere le esigenze per il comparto agricolo, ma anche per prendere atto delle eccellenze lucane tra prodotti e produttori. Per questo motivo ha programmato una 3 giorni in Basilicata il sottosegretario all'agricoltura del governo Meloni, Patrizio La Pietra, che, accompagnato dall'onorevole Aldo Mattia, responsabile nazionale del Dipartimento Agricoltura di Fratelli d'Italia, ha prima incontrato nella sede della Camera Commercio di Potenza i rappresentanti delle associazioni di categoria, per poi spostarsi sul territorio in un tour che lo porterà a visitare oltre 10 aziende lucane definite delle eccellenze per il comparto agricolo. 3 giorni dedicati a una bellissima regione, la Basilicata, che ha tante eccellenze, sicuramente anche tante potenzialità che forse andrebbero sfruttate meglio, ma penso per esempio al fatto che la regione è sicuramente una delle regioni leader per quanto riguarda la produzione del grano, il grano duro in particolare, con le filiere, l'olio, il vino, l'ortofrutta, quindi una regione che da un punto di vista agricolo può dare tantissimo a tutto il sistema nazionale. Non è mancato un riferimento sugli impegni per il settore agricolo che dovranno essere presi dalla prossima giunta regionale. Beh, sicuramente dobbiamo cercare di incentivare ancora di più la rete. Voglio dire che bisogna fare progetti che riguardano tutti i vari comparti, soprattutto per quanto riguarda le filiere, sui prodotti di eccellenza di denominazione geografica, ma credo che quello che deve essere fatto fondamentalmente è dare attenzione e mettere l'agricoltura al centro anche delle politiche regionali. Un settore che ha visto negli scorsi mesi una forte protesta degli agricoltori sia a livello europeo che nazionale. Ecco sul punto il parere di La Pietra. Ma noi ci stiamo muovendo e siamo stati il primo governo che siamo andati in Europa a dire quelle che sono le esigenze degli agricoltori italiani. Non a caso il ministro dell'agricoltura è riuscito a convincere quasi tutti gli altri paesi europei a voler cambiare le regole di una PAC che era una PAC troppo restrittiva, troppo indirizzata verso l'ambiente e poco invece la produzione agricola.